L'abbiamo ascoltata a Sanremo 2024, lui era Diodato con Ti Muovi, sono le 15.50, i microfoni sempre Rosita Dag con tutte le ultime novità su cosa? Il Sicily Fest che, come vi dicevo, tornerà a Londra al Business Design Center dal 2 al 5 maggio con tanta cultura siciliana e tra questa ci mettiamo anche la musica, perché non è festa senza la musica, ma noi vogliamo la musica vera come quella di Pino D'Angiò. Buonasera! Ciao, grazie! Che presentazione, wow, ragazzi, ragazzi. Grazie. Ma bene, grazie, sono molto contento. Pino D'Angiò, allora, noi ti abbiamo visto anche quest'anno a Sanremo, è stato bellissimo con i Bunker 44, una emozione veramente incredibile, e adesso anche a Londra. Allora, raccontaci un po', Pino. Beh, allora, prima di tutto venire a Londra è molto, 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 molto gratificante, perché puoi andare a cantare a New York, puoi andare a cantare a Buffalo, puoi andare a cantare, che ne so io, a Sydney, ma a Londra fa un altro effetto. Sono già venuto due volte a Londra, ma stavolta è quella più, tra virgolette, ufficiale, perché Sanremo rende tutto più, fa sembrare tutto più importante. Ecco. È vero. Ricordiamo che, tra l'altro, l'esibizione di Pino D'Angiò, ricordiamolo perché è importante per i nostri ascoltatori che parteciperanno veramente in tantissimi, è proprio il 2 maggio alle ore 20, quindi tu aprirai le danze, Pino, hai una grande responsabilità. Me la prendo. Me la prendo volentieri, me la prendo volentieri. E poi hai detto bene, aprirò le danze, perché grazie a Dio ho fatto ballare mezzo mondo. E quindi per aprire le danze ci volevano che faccia ballare con la musica. Bravo. No? Allora, ma ce la fai? Che idea, ma che idea. Ci sarà, certo, quello il grande successo. Certo. Che tra l'altro non so se hai visto, Pino, è diventata viralissima su TikTok. Sì, ho visto, visto, visto. Ma sai, i social poi alla fine filtrano le cose che funzionano. Se diventi virale vuol dire che c'è qualcosa, altrimenti non succede mai. E questo significa che la musica italiana, quella vera, quella che veramente prima si faceva negli studi in maniera diversa, forse anche un po' con quello studio in più, i grandi successi, poi come vedi sono degli evergreen, possono passare anni ma rimangono comunque fantastici, cioè nella cantano generazioni e generazioni. Cosa ne pensi a riguardo? Guarda, penso che dopo 43 anni che avevo scritto questa canzone, 43 anni, un mese fa ero nella classifica dei vinili venduti in Inghilterra insieme a Michael Jackson e a Yabba, ed ero al numero 5. Cioè, è qualcosa di straordinario. Dopo 43 anni ero uno dei 5 vinili più venduti in Inghilterra. Non ci sono altri commenti da fare. Infatti, possiamo chiudere così, veramente, Pino, veramente la pelle d'oca. Bravissimo, perché stai portando in alto la cultura italiana e noi siamo veramente felici che sarai tra i protagonisti di questa grande festa del Sicily Fest. Scusate il gioco di parole. Senza pietà. Va bene. Allora ci vediamo il 2 maggio, mi raccomando, alle ore 20 ti vogliamo carichi. Grazie, sì, Pino. Ma grazie a te, grazie a tutti e ci vediamo presto, ragazzi. Ci vediamo ciao, presto. Ciao. Che ciao, bello ciao, ciao. Parlare con veramente chi ha fatto la storia della musica italiana, ma vi rendete conto? Pino D'Angiò su London One Radio, che emozione.